Ciao bimbi, eccoci qui con un nuovo gioco. Oggi c'è il draghetto che ci aiuta. Allora, oggi ritorniamo a raccontare delle nuove storie. Allora, come sempre io vi metto delle cartelline e voi scegliete quelle che vi piacciono di più per raccontare la storia. Allora... Allora, io scelgo. vediamo un po'. Scelgo questa. Scelgo questa. E scelgo... questa qui. Quindi ho scelto una mamma che preparerà dei dolci, una nuvola con delle caramelle al posto della pioggia e un bimbo che si lava i denti con un cetriolo. Allora, un giorno mamma Frank voleva preparare una torta al figlio e gli disse: mi raccomando, io preparo una buonissima torta, ma tu intanto vai a lavarti i dentini, così poi puoi mangiare tutti i dolci che vuoi. E mi raccomando, lavati i dentini anche dopo aver mangiato i dolcini, eh? Il bimbo dice: va bene mamma, vado a lavarmi i denti. Ma era talmente distratto che si era messo a lavarsi i denti con un cetriolo. Però se li era lavati lo stesso, giusto bimbi? La mamma, anche molto distratta, invece di mettersi il cappello da chef, si era messa delle mutandine in testa. Mamma mia che sbadata questa famiglia! Però tutto ad un tratto iniziò a piovere. Ma sapete? Invece di piovere acqua, piovevano caramelle! Che fortuna! Allora il bimbo corse subito fuori con un cestino e raccolse tutte le caramelle che piovevano. La mamma finì di preparare una buonissima torta. Allora, come avete visto in queste immagini, oltre ad esserci delle bellissime immagini per fare una storia, ci sono anche delle cose un po' strane, vero? Già. Infatti questa mamma ha messo gli slip in testa. Dire che non si mettono in testa gli slip, vero? Vediamo un po' io, poi nei commenti, vi metterò queste cartelle. Voi, oltre a raccontare delle bellissime storie, dite un po' quali sono le stranezze. Ad esempio, vi faccio un altro esempio. Qui, questo bimbo, vuole tagliare la minestra col coltello. La minestra è liquida, come si taglia col coltello? Oppure, oh, questa bimba si pettina i capelli con la forchetta, ma c'è qualcosa che non va, eh? Capito? Mi raccomando, raccontate delle bellissime storie. E dite anche cosa c'è di strano, perché sono un po' impazziti questi personaggi qua. Va bene? Ciao bimbi, ci vediamo domani con un altro gioco.